Ci può raccontare qualcosa del nuovo film che sta preparando? E volevo sapere perché è passato tantissimo tempo dalla sua prima regia nel 2002. So che sta facendo un film sul jazz e sul cinema. Your question about why it took me so long to make another film as a director, I'm not quite sure why. Sì, è trascorso un po' di tempo da quando ho fatto il mio primo film da regista e non sono ritornato a fare regista, non perché non mi sia piaciuta questa esperienza, tutt'altro, l'ho trovata entusiasmante, mi piace moltissimo lavorare con gli attori, forse però il fatto che sia io un attore ha da una parte dei vantaggi e dall'altra degli svantaggi, perché la gente ti considera come un attore e in un certo qual modo, poiché continui a lavorare da attore, non ti senti costretto a riprendere insomma la cinepresa e lavorare come regista. Detto questo, però, mi interessa esplorare argomenti che trovo avvincenti, che trovo appassionanti, che è il motivo per cui sto lavorando attualmente su questo documentario, che per il momento ha un titolo che mi piace molto, è il Grand Fellove, Don Fellove, che è un musicista afro-cubano, che è stato il primo cantante cubano scat, quindi jazz. Avevo nel 99 addirittura girato appunto del materiale mentre lui incideva un disco, però non l'avevo mai utilizzato. E invece 3 anni fa, poiché il mio interesse in questo tipo di musica comunque è sempre stato molto forte, ho deciso di riprendere in mano questo progetto e cercare di esplorare questo tema in maniera un po' diversa. Detto ciò, ho imparato e sto imparando che fare documentari è in assoluto la cosa più difficile. One thing I've learned is documentaries are the hardest thing to do, from my experience. It's difficult.